Dopo un percorso interrotto dall'emergenza Covid-19, si è concluso il lavoro di progettazione che introduce elementi innovativi nelle modalità organizzativa ed erogativa del servizio denominato CDD, Centri Diurni per Persone con Disabilità. Sono 23 i CDD presenti in provincia di Bergamo ed ospitano dalle 9 alle 16, dal lunedì al venerdì, oltre 500 persone con grave disabilità motoria ed intellettiva. Il progetto si avvierà in modo sperimentale, raccogliendo le candidature di alcuni CDD a seguito di validazione da parte di Regione Lombardia. Cosa prevede questa sperimentazione? La possibilità di integrare ed ampliare il servizio oggi offerto, con alcuni moduli innovativi che vanno dalla flessibilità dell'orario di frequenza, ad esempio la frequenza nel tardo pomeriggio, per la partecipazione ad iniziative territoriali inclusive, il supporto nell'assistenza presso le proprie abitazioni, esperienze residenziali di sollievo per i genitori e di soggiorni vacanza per gli ospiti, orari di frequenza modulati sulle reali necessità delle persone. Il tutto con una proposta di flessibilità organizzativa gestionale e del personale adeguati alla domanda di innovazione. La cornice all'interno della quale sono pensati questi moduli è la personalizzazione degli interventi in un'ottica di progetto di vita della persona, che prevede quindi la presa in carico di tutto l'arco della vita del soggetto e non solo del segmento oggi deputato al singolo servizio. Il progetto, fortemente voluto dalle associazioni familiari, ha trovato ampio consenso territoriale, chiamando ad un'intensa collaborazione Conf Cooperative Bergamo, il Consiglio di rappresentanza dei sindaci, le parti sindacali CGIL, CISL e UIL, la Fondazione Angelo Custode e ATS Bergamo. Prossimamente l'incontro in Regione Lombardia per la presentazione da parte degli enti sottoscritti al progetto sperimentale.